Avremmo preferito che un buon padre di famiglia, quale dovrebbe essere il sindaco, per il momento stesse in stand-by fin tanto che non ci sono i pronunciamenti. Il comitato Nuovo Via non molla. Stamani, nella sede ormai consueta del Circolo della Stampa, da un lato esso ha garantito al popolo contrario al progetto che l'impegno preso non verrà meno in seguito al recente pronunciamento della giunta comunale favorevole alla valutazione ambientale dell'opera. La partita non è finita, perché sono in sospeso tutta una serie di cose. L'incontro odierno però ha illustrato anche i punti in sospeso. Stiamo aspettando che esca il decreto col quale si sancisce definitivamente la perdita del finanziamento PNR. A dicembre poi è prevista una prima udienza al TAR propedeutica al pronunciamento sui ricorsi presentati dai residenti e dalle associazioni ambientaliste. Il comitato ritiene che anche se il progetto non gode più del finanziamento del PNRR, i presupposti alla base del pronunciamento negativo rimangano. Perché le normative che riguardano gli interventi su zone di Natura 2000 permangono e non sono, a nostro avviso, e ricorso proprio precisa questo, non sono sufficienti le ragioni adotte dalla giunta regionale per approvare una delibera tal quale come quella che è stata passata dal TAR precedentemente. Ancora, il comitato sottolinea i contenuti di una ricerca già pubblicati. È stato pubblicato uno studio su una rivista a livello internazionale a firma di ricercatori dell'Università di Trieste e di Maribor, che conferma il lavoro che va fatto il professor Fermeglia sul fatto che la cabinovia, dal punto di vista dell'emissione delle CO2, non comporta nessun miglioramento. Con tutta probabilità poi a dicembre il comitato darà vita ad un incontro nel corso del quale sarà fatto il punto su quanto realizzato ed ottenuto e sullo stato dell'arte generale complessivo del progetto.